compagnie alleate, Sardegna strozzata dalle tariffe. Le conclusioni dell'antitrust vanno oltre, fino a quel termine, collusione, che demolisce le posizioni dei signori del mare. La regione ha vinto una battaglia iniziata nel maggio 2011, il ricorso all'Authority per i prezzi troppo alti e per le argomentazioni degli armatori. Su tutte, costi dei carburanti e perdite da ripianare, tutto affrontato nelle 40 pagine del pronunciamento di fine istruttoria. Per Moby, GNV e Snav, comportamenti restrittivi della concorrenza, un parallelismo di politiche commerciali che non trova spiegazioni alternative se non, appunto, nella collusione. E quelle politiche, osserva l'Authority, hanno coinciso con le procedure per la privatizzazione della Tirrenia. Il documento riporta i contatti, i programmi, le strategie dell'accordata CIN. Tariffe alte per difficoltà di accesso al credito, per costi di produzione, per una domanda già bassa che, a detta delle compagnie, non sarebbe aumentata con gli sconti. Quegli aumenti, riporta l'Authority, sono stati mediamente del 65%, con picchi fino all'85% sulla Genova-Olbia. Quelli del carburante nel 2011 si sono fermati al 39%. Il calo dei passeggeri sulle navi ha raggiunto il 23%. E quel calo è stato l'effetto dell'intesa, chiude l'antitrust. Insomma, la regione aveva visto bene.